un evento importante all'insegna dell'unione e della fratellanza. Con questo spirito, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il colonnello Antonio Caputo, ha organizzato lo spettacolo evento di Pasqua con il comandante della sezione tutela entrate del nucleo di polizia economico-finanziaria, il capitano Luca Palmieri, in collaborazione con Don Massimiliano di Rancitelli e Don Dimitri della Chiesa greco-cattolica di rito bizantino di Via dei Bastioni, per accogliere i piccoli profughi dell'Ucraina e i bimbi del quartiere Rancitelli di Pescara presso gli ormeggi della stazione navale del porto turistico Marina di Pescara. Baschi verdi, cinofili, sommozzatori e piloti aeronavali hanno accolto i più piccoli mostrando i mezzi e le attività della Guardia di Finanza e regalando uova di cioccolato in un ritrovato clima di festa e di allegria, come ha spiegato il capitano Luca Palmieri al microfono del TG8. Abbiamo colto l'occasione delle festività pasquali ormai imminenti per concederci questo momento di incontro con i ragazzi, con un piccolo presente anche per loro, e approfittare per fargli vedere insomma quello che è il dispositivo di cui dispone il corpo, sia per quanto riguarda il settore aeronavale, quindi hanno avuto modo di dare un'occhiata ai mezzi navali del corpo, sia per quanto riguarda tutte le altre specialità, dai cinofili ai baschi verdi, al nucleo sommozzatori. L'occasione, ripeto, è per attestare la nostra vicinanza a questi ragazzi, alle loro famiglie, al di là di qualsiasi confine geografico, per dimostrare la nostra vicinanza alla comunità della quale ci sentiamo parte integrante e vogliamo far capire, insomma, che siamo alla quale vogliamo far capire che siamo particolarmente vicini. Come va spiegata l'attività della Guardia di Finanza ai più piccoli? I bambini che vi chiedono cos'è la Guardia di Finanza, appunto, voi cosa rispondete? Beh, la Guardia di Finanza va intesa come un presidio di legalità, ecco, questo è il concetto che può essere trasmesso sicuramente ai più piccoli, è un presidio di legalità che si pone, insomma, a tutela di quelli che sono gli interessi economici, finanziari, ma anche sociali della collettività nella quale ciascuno di noi si inserisce. Questi sono gli elementi che cerchiamo di trasmettere a loro in eventi come questi o anche in altri eventi che teniamo presso scuole. Oltre questo, insomma, ci torna utile per far conoscere come si compone il dispositivo del corpo, al di là di quello prettamente dedicato alla tutela economico-finanziaria e degli interessi erariali, insomma. Cos'è che ha destato maggiormente la loro curiosità? Beh, sicuramente le unità cinofile, non fosse altro per una questione di giocosità anche delle nostre unità canine. E sono stati molto incuriositi anche dalle imbarcazioni sulle quali hanno avuto modo di fare un breve giro. E sicuramente anche i sommozzatori, insomma, alle mie spalle stanno raccogliendo successi, insomma, in termini di attenzione di questi giovani ragazzini.